visto che parliamo di aumenti appunto di costi per tutti i cittadini, mi sono chiesta, ma non sarebbe forse il caso di efficientare il sistema all'interno prima di imporre appunto nuovi costi ai cittadini stessi? La registrazione dei soggetti al portale del comune sono 4.660. Chi paga la Tari in classe 8, quindi quella destinata alle attività di tipo commerciale, sono 2.000 e qualcosa soggetti. Cioè c'è una differenza tra i due gruppi di 2.600 soggetti. Prendete con l'approssimazione del caso queste cifre, però comunque le trovo interessanti. Se questi 2.600 soggetti fossero tutti appartamenti di 80 metri quadri, con un nucleo, ho preso una media come metratura e tre componenti, ho preso la media, ci sarebbe una differenza di 1 milione di euro se fossero tutte prime case o di 800 mila euro se fossero tutte seconde case. Facciamo una media, sono 900 mila euro. Ha ragione, ci stiamo attrezzando su dei controlli incrociati. Per cui il comune non è sicuramente fermo da questo punto di vista e sta attrezzandosi proprio per andare in questo senso. E fortunatamente l'informatizzazione su questa cosa sta facendo passi da gigante, ci sta aiutando a scovare coloro che, diciamo così, fanno i furbetti su questo tipo di impostazione. Però non vorrei neanche che la cosa venisse rovesciata, cioè dicendo stiamo lavorando, quindi siamo bravi. No, di fatto c'è stata una fortissima lacuna da questo punto di vista, perché c'è potenzialmente 1 milione di euro che dovevano andare al bilancio di Veritas e che per inefficienza incrociata dei due soggetti non ci sono andati. Quindi ecco. No, capito, ma non occorre sperimentare. Non occorre sperimentazione se c'è un ufficio che ha già i numeri, glieli ho chiesti e in un'ora me li ha dati, non è che abbiamo bisogno di software. No, io non voglio far polemica, però neanche che passi il messaggio opposto, perché abbiamo fatto qualche mese fa questo grande spottone che abbiamo fatto emergere il nero, abbiamo un sacco di soggetti che pagano la tassa di soggiorno in più. Vero, ma non ci si è interessati della Tari che paghiamo noi cittadini, ci si è interessati della tassa di soggiorno che va al bilancio del comune. Non ci si è interessati però dei cittadini che probabilmente pagano di più impropriamente perché qualcun altro paga di meno e tutto questo deriva da una semplice inefficienza.